a tutti ragazzi, qua Claudio, oggi proveremo Puppeteer e quindi cominciamo una nuova partita. Benvenuti nel magico teatro del surreale e del fantastico! Ah, si può giocare addirittura a due giocatori. Vabbè, io sono da solo, quindi un giocatore. Sì. Tanto tempo fa, prima che tutto andasse in malora, il regno della Luna era governato da una dea bellissima. Ma poi Little Bear, verso il quale la dea della Luna aveva sempre dimostrato grande affetto, rubò alla sua padrona due dei suoi tesori più preziosi, la gemma nera lunare e un paio di forbici magiche, note con il nome di Calibrus. Dopo essersi autoproclamato re orso della Luna, occupò il castello della dea, fece a pezzi la gemma bianca lunare e... Tanto tempo fa! Prova a raccontare cosa succede ora! Questa lunetta ormai è mia, quindi passa alla parte dove faccio bella figura! Sì, certo! Tutti rimasero stupiti quando la dea della Luna venne spodestata e così lo straordinario re orso della Luna ebbe la geniale idea di Meglio! donare un frammento della gemma bianca lunare a ognuno dei suoi generali, rovinando definitivamente la Luna. Eh sì, i 3 anni che seguirono furono molto speciali. Eh sì, dunque, da dove posso cominciare? Ora era lui, il nuovo e spietato sovrano del regno della Luna. Così, notte dopo notte, privò i bambini delle loro anime e li trasformò in burattini di legno, condannati a difendere il castello di Grisolstein. E anche se questa notte non farà eccezione, potrebbe rivelarsi piuttosto eccezionale. Oh, poverino! Guarda, Yin-Yang! Un altro giorno, un'altra anima! Ciao, poverino! Tu sei cattiva quanto il tiranno! Quanti altri bambini hai intenzione di esporre a mutilazione certa prima di renderti conto che stai soltanto perdendo tempo? Sicuramente ancora uno, e poi un altro ancora! Tanti quanti ne serviranno per impossessarmi di Calibrus! Ed ecco a voi il nostro sventurato eroe, che appena tornò alla vita, si ritrovò subito nelle grinfie del re orso. Cutaro! Cutaro! La tua anima è stata evocata per mio volere. Cutaro, vuoi essere mio amico? Amici fino alla morte? L'avevo detto. Ricordati di raccoglierla velocemente, senza teste, sei spacciato. Attraversa quel portale scintillante per andare sul retro della cucina. Purtroppo, credetemi, Cutaro non era l'unico in quelle condizioni. La cucina era già piena di poveri sfortunati che il re orso aveva strappato via dai loro letti. Tutti i bambini dovevano cucinare per il re, e questo era un compito terribile e faticoso. Infatti, il suo appetito era grande e insaziabile, come la sua brama di potere. Vanno molto d'accordo. Quante scintille lunari! Ma fai attenzione a non bruciarti per raccoglierle. Immagina essere uno di questi birbanti, che dal tramonto all'alba vengono impastati e grigliati, sbucciati e smollentati, marinati, sciolti, tritati e schiacciati. O, nella migliore delle ipotesi, soltanto conditi e leggermente stufati.
che profumino! Non può essere opera della strega. Uffa, quello era il mio pranzo! Aspetta, c'è un pizzico di... Ah, di nuovo il simbolo della testa! Visto? Usare la testa può cambiare il mondo! E non è soltanto un modo di dire... Dalla trappola che aveva fatto scattare. Per tutti i sorci, che guaio! Ti conviene usare Calibrus per tirarti fuori di qui. Bene, ce l'hai fatta. Se ti prendi cura di Calibrus, Calibrus si prenderà cura di te. Non fermarti adesso. Benissimo, ben fatto. A rubare ciò che è mio! Le mie trappole! Come hai fatto a uscire? Anzi, come sei entrato? Miserabile! Che cosa hai fatto alla mia sala del trono? Guardie, arrestate quel ladro! Quelle terribili larve avanzarono in fretta verso il nostro eroe spaventato, ma in ognuna di loro era intrappolata l'anima di un bambino impaurito, proprio come lui. Vedi, quella è un'anima. Usa le foto. Ecco, davvero eroico. Ti strapperò la testa dalle spalle! Non farti catturare, altrimenti diventerai una larva, come questi Guardie, poveri bambini! Voglio la testa di quella canaglia! Guardie? Ehi, guardie! Ho capito, ci penso io! Un tossitore! Tra tutte le spaventose creature magiche del Re Orso, i tessitori erano i più terribili. Per la prima volta, Cutaro era davvero terrorizzato. Ma per sfuggire al tessitore, doveva superare le sue paure. Quando lo scontro si fece ancora più acceso, il ragazzo cominciò a tagliarlo e a sminuzzarlo, sapendo che la sua vita dipendeva da quello. Ce l'aveva fatta! Il tessitore era stato sconfitto. Impugnando il leggendario Calibrus, Cutaro aveva compiuto la sua prima missione della sua grandiosa avventura.